Oggi si festeggia Santa Matilde e auguri a tutte le Matilde, nome che in tedesco significa forte in battaglia. Secondo la tradizione, Matilde discendeva da Widukindo, il crudele capo dei Sassoni, pagani e il più acerrimo nemico di Carlo Magno, il quale sorprese tutti, amici e nemici, quando d'improvviso chiese di essere battezzato. Con la sua conversione, la Sassonia divenne la frontiera del mondo cristiano. Ma chi era Matilde? Matilde era figlia del conte Dietrich di Vestfalia e sua madre, Reinkild, apparteneva alla famiglia reale di Danimarca. Era nata nell'anno 895 circa a Engern, in Sassonia. Fin da piccola frequentava il convento di Erfurt, dove era badessa la sua nonna paterna, la nonna da parte del padre, e dove venne educata e imparò la preghiera e il timore di Dio. Matilde divenne la seconda moglie di Enrico l'Uccellatore, così soprannominato perché era un appassionato di caccia agli uccelli. E quando il suocero di Matilde morì, Enrico, detto anche il litigioso, divenne prima duca e poi re di Sassonia. Durante il suo regno furono molte le guerre con gli Ungari che quasi ogni anno in primavera invadevano le terre limitrofi, seminando morte e incendi con i danesi e i bavaresi, ma la vita di famiglia era nella pace. Matilde aiutava i conventi, le chiese, i monasteri e si prodigava a soccorrere persino i prigionieri di guerra, portando loro cibo, vestiti. Matilde ebbe 5 figli, uno dei quali Bruno o Brunone, che divenne arcivescovo di Colonia e fu canonizzato dopo la morte. Fu una moglie esemplare e donna di non comune intelligenza. Quando re Enrico morì, Matilde fece celebrare una messa per la sua anima e in quella circostanza si tolse di dosso tutti i gioielli e le insegne del suo rango, sigillando pubblicamente la sua rinuncia a tutti i suoi privilegi. Intanto tra i suoi figli iniziarono le lotte per la successione, le lotte per il regno, in parte provocate dalla stessa madre Matilde, che esplicitamente aveva indicato e sostenuto come successore al trono del marito il suo beniamino Enrico, nonostante che il primogenito fosse Ottone. Ottone ed Enrico, una volta riconciliati tra loro, accusarono la madre di essere troppo prodiga nelle opere di carità e di aver gestito irresponsabilmente i beni del regno, dandoli ai conventi e ai monasteri. E così i due confiscarono alla madre tutto quello che ella aveva ereditato dal marito defunto. Matilde, infatti, si serviva del patrimonio lasciatole dal marito per soccorrere quotidianamente i poveri che andava a visitare in incognito nei tuguri più abbandonati, e per fondare diverse abbazie e con annesse scuole popolari. Un giorno, considerandosi perseguitata dai figli, Matilde lasciò la corte e tornò a casa sua in Vestfalia. La moglie del re, Edith, intercedette per la suocera e la volle riportare a corte. Il figlio Ottone allora mandò una folta ambasciata di vescovi e di nobili per fare di scorta alla madre, che, giunta al castello, ricevette le scuse del figlio insieme alla restituzione di tutti i suoi beni. Matilde perdonò al figlio e poi riprese le sue opere di carità. Intanto il figlio Enrico combinava ovunque dei guai. La madre allora convinse Ottone a concedere al fratello il titolo di duca di Baviera, sperando così di calmare il fratello. Ma anche questo non servì, poiché Enrico mirava ad avere il trono. Per raggiungere il suo scopo tramò una congiura contro Ottone nel tentativo, poi fallito, di assassinarlo.
Ottone rinunciò alle vendette, anzi perdonò al fratello e a coloro che con lui avevano aderito alla congiura. Tanto Matilde implorò Enrico di pentirsi di tutti i suoi tradimenti, di tutti i suoi peccati, ma questi si rifiutò e poco dopo morì. Il fatto portò Matilde sulla soglia della disperazione, ma la Santa Madre, per allontanare quell'insopportabile dolore, si dedicò alla fondazione di una serie di monasteri e di conventi benedettini. In seguito il rapporto tra Matilde e il figlio Ottone migliorò a tal punto che quando egli andò a Roma per essere incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, questi incluse la madre tra i reggenti autorizzati a governare la Germania in sua assenza. Prima di morire, donò tutte le proprietà che le erano rimaste, lasciando la terra in assoluta povertà e circondata da una schiera di monaci, sacerdoti e suore in preghiera. In Santa Matilde, la madre pubblicamente umiliata e privata della propria indipendenza, si possono rispecchiare tutti i genitori che sono sconcertati dalle azioni dei loro figli. Per questo Santa Matilde viene invocata quando si è delusi dai propri figli. E noi nella festa di Santa Matilde preghiamo così. O Trinità Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo, la tua divina onnipotenza mi diriga e confermi. La tua divina sapienza mi istruisca e illumini. La tua divina bontà aiuti e perfezioni la mia fede, affinché possa riconsegnarla a te, nell'ora della morte, integra e senza macchia, arricchita dell'abbondante guadagno di tutte le virtù. Padre Celeste, Re dei Re, degnati di preparare in me la festa nuziale al Re tuo Figlio. Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, fa che il mio amore si unisca a te, perché tu sei mio Re e mio Dio al tempo stesso. Spirito Santo Paraclito, unisci per sempre il mio cuore a Gesù, con lo stesso vincolo d'amore con il quale unisci il Padre e il Figlio. Amen.